10 anni fa l'alluvione nell'Oltreserchio, il 25 dicembre del 2009 il fiume ruppe gli argini provocando oltre 150 milioni di danni. Nel 2020 in programma nuovi lavori per la sicurezza tra la Colonia Solare e Monte San Quirico. Dalla Fondazione CRL 4 milioni per lo sport, l'ente di San Micheletto ha assegnato i contributi per la messa a norma degli impianti sportivi sul territorio provinciale. La battaglia di Natale, celebrato a Sommo Colonia il 75° anniversario dello scontro armato che nel 1944 provocò la morte di 150 persone. Piano di Mommio in festa, tanta gente per le iniziative natalizie promosse dal Comune di Massarosa e dall'Associazione Buca delle Fate. Lo sport, la Lucchese riparte il 5 gennaio da Chieri, alla ripresa del campionato i rossoneri balzati al secondo posto della classifica saranno di scena sul campo della temibile compagine torinese. Rugby, Lucca stende Mugello e insidia la Florenzia. La bella vittoria sulla compagine mugellana rilancia le ambizioni dei rossoneri a due soli punti dalla capolista. Dopo la sosta a Romei arriva il Rufus San Vincenzo. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. Parliamo di 10 anni fa, dell'alluvione nell'Oltreserchio, nel Natale del 2009, una giornata drammatica a cui seguirono giorni difficilissimi per la popolazione di quella parte di territorio del comune di Lucca. Andiamo a vedere le immagini di 10 anni fa. Natale 2019, belle giornate di sole su Lucca, il Serchio non fa paura. Natale 2009, 10 anni fa, nelle prime ore del 25 dicembre il fiume in piena rompe gli argini in due punti nei pressi di Ponte San Pietro. Un'ampia zona dell'Oltreserchio finisce sott'acqua. Quasi 2.000 persone si trovano con la casa o l'azienda allagata. 500 residenti devono essere evacuati. Furono giorni di paura e sconforto, ma anche di rabbia, perché, come ci racconta una coppia del posto, Sabrina e Ugo, del pericolo all'inizio era stato avvertito solo chi abitava vicino alla Contesora. Non si pensava che l'acqua sarebbe arrivata direttamente dal fiume. Che cosa vi ricordate di quel 25 dicembre 2009? È stata una mattinata tremenda, più che altro perché era il giorno di Natale, la mattina alle 5.50 ci siamo trovati l'acqua in casa. Più che altro eravamo molto agitati perché era stata considerata solo la parte al di là della Contesora di Santa Maria a Colle e la parte di qua no, perché probabilmente non pensavano che venisse fuori il fiume, non era mai successo e non c'era stato questo pensiero. Che danni avete avuto quel giorno? Tre macchine alluvionate, perché una era nuova e quell'altra di un anno, l'acqua era a metà e poi 40 centimetri in casa l'acqua. Sono stati 4 giorni a pulire fuori e 4 giorni a pulire in casa, ma insomma è andata bene assai, via. Alla fine la stima complessiva dei danni subiti dal territorio sarà di oltre 150 milioni di euro. 4 milioni e mezzo servirono invece per i lavori di ricostruzione e consolidamento dell'argine del fiume, con la realizzazione di un muro in calcestruzzo armato e l'installazione delle cosiddette palancole. Adesso quel tratto di fiume è indubbiamente più sicuro. Ma sono in programma altri lavori. C'è già un finanziamento di 1.900.000 euro per il consolidamento degli argini dalla Colonia Solare al ponte di Monte San Quirico. I lavori dovrebbero partire il prossimo anno. E sarebbero in arrivo quasi 4 milioni per interventi sul tratto a valle di Monte San Quirico. Ci spostiamo in Versilia perché sono stati fissati i funerali per Dario D'Alessandro, il ragazzo deceduto in un incidente stradale. È fissato per venerdì pomeriggio alle 15 presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Capezzano il funerale del sedicenne Dario D'Alessandro, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale la vigilia di Natale sulla via Sarzanese a Capezzano. In sella ad uno scooter è finito contro un muro lungo la strada. Il feretro, che da martedì si trova alla casa funeraria della Versilia La Piramide vicino al pronto soccorso dell'ospedale, partirà alle 14.45 per dirigersi in chiesa, dove verrà celebrato
celebrata la funzione religiosa, dopodiché proseguirà per il cimitero locale. Tra le molte attestazioni di dolore che in queste ore sono giunte alla famiglia di Dario, promessa del nuoto pinnato, già campione italiano under 18, gareggiava per la società Camasub, anche quella del sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto, che come comune si è messo a completa disposizione della famiglia. Tantissima la commozione non solo in Versilia per questa tragedia che ha segnato di dolore un'intera comunità nel giorno di Natale. Brutta avventura, lieto fine per un anziano di 83 anni. Domenica 22 dicembre aveva smarrito il portafoglio con soldi, tutti i documenti e il bancomat. Sfiduciato, aveva iniziato a fare il giro delle denunce. Poi la mattina di Natale l'ha sorpresa. Qualcuno gli aveva restituito il portafoglio integro, infilandolo nella cassetta della posta. In un mondo dove sembra che ognuno pensi solo a se stesso, ci ha scritto il signore in questione, un gesto semplice come questo mi ha riempito di felicità e di nuova fiducia e vorrei tanto, attraverso la televisione, ringraziare questa anonima brava persona. Torniamo in Versilia per vedere le immagini della spiaggia di Marina di Pietrasanta invasa dal lavarone. Vedete le immagini. Il fenomeno ha avuto proporzioni emergenziali a causa dei ben noti eventi alluvionali di questi giorni. I residui che hanno invaso il litorale provengono per la maggior parte dalle piene dei fiumi e dai corsi d'acqua che confluiscono nel mare della Versilia. È da sottolineare il fatto che il fenomeno di spiaggiamento del lavarone ha assunto una frequenza ed una costanza tale da rendere necessario l'intervento di smaltimento a cadenza quasi mensile. Torniamo a Lucca per i contributi che sono stati stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio per gli impianti sportivi. Una vera e propria boccata di ossigeno per tutti coloro che praticano sport. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha assegnato contributi per complessivi 4 milioni di euro destinati alla messa a norma e all'efficientamento delle strutture sportive. Prende dunque forma il nuovo progetto strategico della Fondazione, concretizzato nel bando Impianti Sportivi, aperto in estate e dedicato agli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, proprietari di impianti e ai gestori degli stessi impianti in virtù di contratti di lungo periodo. In sostanza è un impegno che la Fondazione ha preso affinché ci possa dare una risposta concreta a quello che è un'esigenza, penso che sia diffusa, cioè quella di avere degli impianti in grado di funzionare a norma, sicuri, dove i giovani possano praticare in tutta sicurezza lo sport che preferiscono. Si tratta di 4 milioni di euro ripartiti su tutto il territorio della provincia, in particolare nella Valle del Serchio, dove ci sono molti comuni, questo è un dato di fatto, e quindi le necessità probabilmente sono un po' superiori. Hanno avuto più di 1 milione di euro e gli altri ripartiti quasi equamente tra Versilia, la Piana di Lucca e la città di Lucca. Sono in tutto 38 i progetti che beneficeranno del contributo. Il budget messo a disposizione sarà spalmato in 3 anni, ripartiti in 1 milione per il 2019, 500.000 euro per il 2020, 2,5 milioni per il 2021. Siamo partiti con appunto una richiesta a tutti gli enti possibili interessati di manifestare il proprio interesse per questo tipo di intervento e quindi con l'ausilio di Sinloc, che è una nostra società partecipata che si occupa in particolare di partenariati pubblico-privato, sono state recepite da parte di tutti gli enti interessati varie manifestazioni di interesse per la realizzazione di una serie numerosa di interventi. In particolare volevamo che non ci fosse, diciamo, l'intervento sugli impianti dove si fa dello sport professionistico, perché questo non era l'obiettivo, però su tutti i resti direi che sostanzialmente sono stati toccati diversi sport, fra le altre cose tennis a Bagni Lucca, la scherma Lucca, diverse piscine dove chiaramente si farà nuoto e non solo, piste di atletica e appunto molti impianti polivalenti dove si fanno pallavolo, pallacanestro e altri sport di quel tipo, insomma. Andiamo a Barga adesso, dove a Sommo Colonia è stato celebrato il 75° anniversario della battaglia di Natale.
Queste sono le immagini del documentario in onda su Noi TV la sera del 26 dicembre alle 23, realizzato da Nazareno Giusti e dal titolo La battaglia di Natale, che si è combattuta soprattutto a Somocolonia, iniziata su questo colle il 26 dicembre 1944. A 75 anni da quell'evento si sono ricordati i caduti di quella battaglia che causò circa 150 morti, di cui 7 civili. Ogni anno, il 26 dicembre, le autorità civili e militari ricordano tutti i caduti di quella cruenta battaglia, che di fatto fu l'unica vera combattuta dagli eserciti contrapposti in Valle del Serchio. Il 26 dicembre 1944 i tedeschi scesero da Lama, investirono Somocolonia e presero Barga. Questo è un presidio di libertà perché in quei giorni qui a combattere c'erano i fanti di colore della 92ª divisione Buffalo, che non solo combattevano per la libertà in Europa contro il totalitarismo nazista e fascista, ma combattevano anche contro la segregazione e il razzismo che vivevano nel loro paese. Con le note della filarmonica barghigiana, autorità civili e militari sono salite sul colle, dove è presente un monumento a ricordo dei caduti dell'Esercito di Liberazione Nazionale. Lì, dopo il canto degli italiani e l'onore ai caduti, si è proceduta alla deposizione di una corona d'alloro e la lettura dei nomi di coloro che sono morti per la libertà. Per noi è un luogo di ricordo, di memoria, per cui il nostro intento è quello di valorizzarlo al massimo attraverso appunto questa celebrazione e tante attività che si fanno durante l'anno proprio per tenere viva la memoria e per non dimenticare. La cerimonia è proseguita poi nel centro storico con altri riconoscimenti ai caduti, poi la Santa Messa, e a seguire la presentazione del libro Braided in Fire di Solas Wales. Torniamo in Versilia per la precisione a Piano di Mommio, dove c'è stata grande affluenza alla festa di Natale. Ogni anno, alla vigilia del Natale, un'intera comunità paesana con le sue associazioni in prima fila trasforma la frazione di Piano di Mommio nel comune di Massarosa in un borgo dall'atmosfera magica, dove tutto parla di Natale. Per l'occasione, l'amministrazione comunale, con la collaborazione del consorzio CCN Buca delle Fate, rende pedonale un tratto della via Sarzanese che attraversa il paese e per un intero giorno che precede il Natale va in scena la festa più bella della cristianità. Tradizionali presepi dislocati nel borgo storico del paese, mercatini natalizi con bancarelle dell'artigianato, addobbi, decori luminosi che con il calar del sole rendono tutto più suggestivo, prodotti tipici del territorio e dolciumi che lo storico Babbo Natale, Agostino, in compagnia della sua renna, dona a tutti i bambini. Con oggi si conclude Magia di Natale, anche quest'anno come abbiamo portato avanti le tradizioni del nostro territorio. Oggi facciamo tappa a Piano di Mommio, ringrazio il CCN e tutte le associazioni di Piano di Mommio che hanno voluto collaborare come sempre per l'ottimo risultato di questo evento. Colgo l'occasione per salutare e fare migliori auguri a tutti i cittadini di Massarosa e a tutta la nostra collettività. Insomma, il centro del paese, grazie all'associazione CCN Buca delle Fate, diventa per un giorno un luogo per grandi e piccini dove potersi ritrovare e vivere insieme la magia del Natale. Tra Lucchesi e Versilia ci sono ben 3 fondazioni nel nome di Puccini che hanno il compito di valorizzare l'opera del maestro. L'auspicio è che uniscano le forze per ottenere i migliori risultati. Ce ne parla ancora Massimo Mazzolini. L'attività principale delle 3 fondazioni che portano il nome di Giacomo Puccini, Fondazione Puccini di Lucca nata nel 1972, Fondazione Festival Pucciniano costituita nel 1990 e Fondazione Simonetta Puccini attiva dal 2005, è la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio pucciniano. Nel 1979 la Fondazione Lucchese ha creato il Museo Casa Natale Giacomo Puccini, che ha gestito fino al 2005 e di nuovo dal settembre 2011, dopo la sua riapertura, grazie all'acquisizione e al restauro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La Fondazione Torre Laghese è principalmente vocata all'organizzazione del Festival Lirico, alla produzione di opere e alla ricerca di nuovi talenti del bel canto tramite la sua Accademia. L'ente, che porta il nome della nipote del maestro, Simonetta Puccini, ha come obiettivo quello di onorare il nome dell'illustre compositore e promuove tutte le attività che ritiene utili per la conservazione, valorizzazione, conoscenza e diffusione del patrimonio artistico di Giacomo Puccini, dell'ambiente e dei luoghi dove il maestro visse e compose le sue opere.
ma solo recentemente le tre fondazioni hanno sottoscritto un accordo per cooperare. Io penso che sia essenziale, anche perché, come vedete, tentiamo di muoverci su una base territoriale che interessi tutte le zone dove Puccini in qualche modo ha lasciato il segno. Stiamo già preparando poi il 2024 e lo facciamo attraverso un coordinamento ampio tra i comuni e tutti gli istituti che sono interessati su questo, quindi la collaborazione è davvero essenziale sempre per una maggior promozione, che è una promozione anche dei territori, perché poi questa zona, la zona di Viareggio, Torre del Lago, Lucca e Pescaglia, Conciaia dei Puccini, è un comprensorio che può lavorare molto su questo e può avere grandi risultati. È tutto per la prima parte del TG, ora la pubblicità e subito dopo lo sport.